è andato col gioco. E mi sta dicendo Steam, Emilio Santolini sta giocando e quello sta facendo. Allora, abbiamo arrivato un gamepad, quello che vuoi usare per giocare? No. Che vuole utilizzare il mouse e tasto. Sì, finito, finito l'altro gioco, finito. Bellissima la storia. Adesso si cominciamo. Children of Silent Town. È stato distribuito da sempre dalla Daedalic, grande. Ma che grande. Del 2022? Ma non è uscito nel 2023 questo gioco? Guardo un attimo le opzioni, ma per capire così in cattivo, vabbè, ci può anche sta. Che succede? Ah, ok. Sottotitoli, sì. Va bene così, va bene così. Gioca! Non l'hai mai sentito questo gioco? No, Snake, veramente. È un gioco d'avventura comunque. Si può dire con certezza che gli uomini abbiano orecchie per ascoltare e occhi per guardare. Invecchiando, i nostri sensi si intorpidiscono e le nostre percezioni si annebbiano. Tuttavia, ci sono persone che, pur vedendo benissimo, evitano di guardare. Pur sentendo perfettamente, smettono di ascoltare. Perché la paura, più della vecchiaia o di qualunque malattia, è il morbo in assoluto più difficile da curare. Conoscete Silent Town? No. Una manciata di tetti isolati nel cuore della foresta. Nessuna voce, nessun rumore, solo bisbigli e sussulti. Uomini schiavi di regole per restare al sicuro. Perché seppur di giorno la foresta fosse calma e pacifica, è al calare della notte che iniziavano a ruggire i mostri. I mostri! Sì, Rio. Guarda che siamo carini. Ancora quell'incubo? Era un incubo? Scusa, Lucy, ci è sfuggita la palla. Passala! Col cavolo. Ottieni una palla. Ok, me ne manca un'altra palla. No, aspetta. Oh, grazie, lui si passa qua. Pensavo che la lanciasse. Ma i piedi? No, non ce li hanno i piedi. Praticamente questo gioco è ambientato prima della creazione dei piedi. Hai visto il video di Sio, no? A me piace i piedi, a me piace te, a me piace. E quindi questo è prima. Potrei dire del gioco che è un voto di memoria, anche del gioco del manicomio ambientato in Italia. Ma non è che è sempre Fra Frog che stava doppiando. Cosa stavi facendo? Ho fatto un altro brutto sogno. Oh, capisco, spesso li faccio anche io. Davvero? Cosa fai per scacciare la brutta sensazione? Io? Davvero non lo so. Quando ho paura di una cosa, mi nascondo così bene da non farmi trovare. Ma che senso ha? Se fai un incubo, che ti nasconde a fa'? Questo sono un drago in nascondino. Ehi, senti, ti vado a unirti a noi? Siamo tutti in piazza, ma ci manca un giocatore. Certo, andiamo. Vai! Guarda, sono tutti senza piedi, visto? Blu, non devi fermare la palla. Adesso vi mostro il mio tiro speciale. La palla finì dentro al pozzo. Oh no, ancora. Blu, mettile e gioca normalmente. Ah. Difenditi. State a guardare. Immagino per chi soffre di tassofobia che deve cercare riparo sotto l'angolo.
guarda, la cazzata l'ha fatta. Oddio, no! Dritta nel giardino. Ecco, ci risiamo. Cos'è che è? Lucy, tesoro, eccoti. Ti aspettavo davanti a casa. C'è la cena da preparare. Saluta i tuoi amici. Ciao mamma, ciao sua mamma. Arrivo. Devo andare, ragazzi, ci vediamo domani. E la palla chi la recupera? Lui. Beh, buco sto pallone. Ciao Luisa, domani. Uffa, ora che prende la palla, la prende lui. Blu. Mi raccomando, bambine, questa sera è tornata a casa presto. Sì. Blu, la palla. Vedi? Porca sempre io! È perché l'hai tirata tu, coglione. Siamo arrivate. Eccoti finalmente. Dovevi essere a casa già da un pezzo. Questo sarà il padre. Mi dà la mano in cucina, tesoro, preparare una bella cenetta e poi a letto presto. La prossima volta non farti venire a cercare. Dai la mano a tua madre. Ma stai calmo! Devi stare calmo, lo capisci che devi stare calmo? Questo cos'è, un gatto? Una candela. Una candela che usiamo per scendere in cantina. Io la prenderei. La posso prendere? Strapico. Ma tu dormi sempre. È strapico. Deve dormire. Aiutiamo mamma. Dammi una mano, tesoro. Prepariamo una bella cenetta. Riusciresti a prendermi il pentolino? Lo trovi appeso vicino al caminetto. Qual è? Questo piccolo sarà. Il pentolino è quello. E lo portiamo a mami. Ma il padre è il cantante dei Deftones. Può essere. Se l'hanno fatto uguale. Grazie tesoro, ora vediamo. Mi servirebbe un'altra cosa. Cosa? Il fuoco mi sembra quasi spento. Usa la legna che sta nella cassapanca per ravvivarlo. Va bene, intanto inizio a preparare lo stufato. Non ti scottare, mi raccomando. Dove sta la legna? Qui. Il gatto? Strapico, pesi. Non posso togliere strapico. The Town of Light and Martha is Dead. Che ce l'ora mi è venuta in mente la doppiatrice di prima, ok. Parliamo con papà. Cosa c'è, Lucy? Solo così? Mi serve concentrazione, Lucy. Vai ad aiutare tua madre. Vaffanculo. Allora, questo... Posso andare di qua? La cantina non mi piace affatto. È buia. È umida. Posso andare su? Ok. Il mio diario. Che ci fa lì in terra? E chi lo sa? Lascialo stare! Sarà meglio non lasciarlo in giro. Ok. Ora puoi accedere al diario. Lui si annota qui tutte le cose curiose che scopre in giro per il villaggio. Sì, ma io devo prendere il topolino. Sì, prendilo. Così lo faccio spostare. Vorrei poter non sentire ruggire dalla foresta. Porca troia, che cazzo di disegno! Terribile! Una coperta aggiuntiva per quando è freddo. Vabbè, andiamo giù. Sto guardando il diario. Figo. Provo col topolino giocattolo a far spostare strabico. Guarda cosa ho qui. Funziona? Sì, vabbè, ovvio. Mi piaccio in cantina.
Più, meno male, la linea della mamma non è caduta. Ma proprio un bel suono. Ho ottenuto una nota? Quindi sono stato pacchettato. Ma perché? Cos'è sta roba? Ah, quando Lucy scopre i suoni della colpiscono, le appunta nel diario per comporre dei canti. Una volta completato un canto potrà utilizzarlo durante l'avventura. Ah. Un carillon chiuso a chiave, mamma dice che è rotto ma lo tiene per ricordo. Vabbè, apriamo qua. Pensiamo al fuoco. Della legna. Ravviviamo il fuoco. A posto. Mami! Ho acceso il fuoco, ho ravvivato il fuoco! Allora, sento un bel crepitio, non penso sempre alla legna. Mi servirebbe delle salsicce dalla cantina, quando andare a prendere per me Lucy. Ricorda di farti luce con la candela, gli scalini sono un po' piccoli. Ok, quindi prendiamo la candela. Ma la devo accendere? Candela presa, è spenta. Lo so, devo... ma, appunto, stavo dicendo, l'accendo così col camino? È l'unico fuoco che vedo. Possiamo andare giù. Le salsicce, ha detto. Oh, io al buio non ci vado. Scusa, c'è la candela. Ah, la devi mettere qui, forse. Tutta sta luce fa sta candela? Minchia. Non pensavo facesse tutta sta luce. No, guarda il gatto dov'è. E la Peppa, hai visto? Assurdo. La padella e il gatto. Gatto! Non so cosa stai pensando. Non ci provare. È vero? I pesci. Papà dice così il pesce si conserva per lungo. Lui è bravo in queste cose. Non lo so. Vabbè, io devo prendere salsicce. Buone le salsicce. Te le puoi mangiare? Non devo prendere altro. Che sono sti chiodi? Qui dove mi sono esercitato a piantare i chiodi. Far andare dritto è difficile. Forse sarà il caso di toglierlo un giorno. Direi. Dove è finito il topolino? La falce. La vecchia falce arrugginita. Vabbè, saliamo. Io spegnerei la candela. Meglio non fidarsi. Strabico, lascia stare quei pesci. Fila subito di sopra. Ok, che peste. Si è rimesso sopra la cassapanca? No. Parli di Luca? Sì, sono già 2 giorni ormai. Suo padre non ha voluto farlo sapere troppo in giro. Non ci sono più dubbi. No. Era da molto tempo che non succedeva. Ci sarà mai una tregua? Che è successo? Non essere shock. Sai che non è possibile. Per questo esistono le regole. Non dimentichiamocelo. Caro, nessuno dimentica niente. Mai. Nemmeno per una notte, per l'amor del cielo, come puoi dire una cosa simile? Oh, vedi, sei tornato? Sì, mi sono mangiato le patatine. Da tempo ormai su questo paese è calato il silenzio. Sì, lo so, tuttavia, è accaduto e accadrà ancora, non siamo stati abbastanza vigili. Ma perché lei ha così queste occhiaie così brutte? Cosa farà suo padre adesso? Oh, Lucy! È tornato lì il gatto, in casa, vero? Domani andrò da lui, ora cerchiamo di non pensarci. Parlavano di un'altra persona scomparsa. Esatto. Tieni mamma, tesa sitz. Perfetto, la mamma sta preparando una cenetta squisita. Ora cosa manca? Oh sì, il sale. Prendimi il barattolo sulla credenza. Dopo puoi andare a giocare. La credenza. Grazie amore. Il sale, credenza. Questo. Ma non ci arrivo. Il sale molto non ci arrivo. Ma perché l'hanno messo lì? Prendi lo sgabello. Sì, vai.
Mi serve tu aiuto, sgabello. Non ci arrivo. Strabico, non muovere lo sgabello. Ma guarda che bastardo Strabico. Lucy? Meno male, stai bene? Mi hai fatto prendere uno spavento. Scusami, era troppo in alto per te. Cioè, ma il gatto che gli muove lo sgabello, ma siamo seri? Non preoccuparti, per la cena ce la faccio da sola. Gatto combina guai, fila fuori! Miau! sti gatti. Vai pure a giocare, qui ci penso io. Va bene, potevi raccoglierlo quello che sta. Dove stai andando, Lucy? Il suo sta calando, non è il caso di uscire, ha ragione. Ma fin tanto che il giorno vorrei stare fuori, giuro che non mi allontano. Facciamo così, quando è pronto ti chiamo e tu vieni subito, intesi amore? Va bene, ma non allontanarti, il villaggio non è sicuro di notte. No, non è un gatto se non rompe le scatole, vero. Eloise, si tratta solo di pochi minuti. E poi stiamo parlando del cortile qua fuori. Lo sai cosa temo? Vorrei che lui si restasse al sicuro e tu sei troppo permissiva. Stupido gatto, mi ha fatto fare un bel volo. Temo che mi verrà un bernoccolo. Che c'è qui? Il falegname è davvero bravo a lavorare il legno. La linea di mamma è opera sua. Sti chiodi qua, nel banco di lavoro. A volte quando giochiamo a nascondino mi infilo qui, ammesso che non ci sia il falegname in giro. Una volta ha minacciato di chiuderci dentro. La nonna? Chi è sta signora? Ah, è il gatto che dorme. Un ragno! Scusi, signor ragno. Devo parlare con la nonna. Riccino, che hai fatto al pelo? Sei tutto pieno di sale. Bah! Si chiama Strabico, mi ha fatto cadere mentre prendevo il sale. È una peste, se la vede, se la va sempre a cercare. Oh! E già, i gatti sono molto dispettosi, ma anche tanto furbi. Lo hai maltrattato e ti sei tirato addosso le sue antipatie, vero? No, perché io non l'ho maltrattato. No, no. Io lo vedo che sei una persona buona, tu. Non come questi codardi che vi spigliano tutto il tempo. Bah! Quali codardi? Non hai detto a me, bambina, qui sono tutti matti. Te lo dice una vecchia pazza, puoi fidarti. La vecchia pazza. Vero, Riccino? Della vecchina ci si può fidare. Aspetta. Vieni, prendi questo. Che mi ha dato un adesivo. Lucy. Dovrei essere molto coraggiosa, capito? Adesso lo dice lei. Cosa intendi? Ah, sciocca vecchia pazza, non ti renderai mai, vero? Forse davvero un po' matta. L'adesivo me l'ha messo qua. È un braccialetto di mozzicone di matite fatto dalla vecchia pazza. Ho sentito che da giovane faceva l'insegnante, non saprei dire se è vero. Lo indica la strada per il pozzo che si trova in piazza, ma io non devo uscire. La campanella non suona, manca il batacchio. Come manca il batacchio? La maniera di questa porta sembra voler cadere da un momento all'altro. Oh,
si è staccato davvero. Il tenuto non sarà mai un batacchio. È il batacchio da mettere qui. Sembra fatto apposta per incantarsi nella campana. Ah, ottieni una nota. Quindi ne ho due, ma sono uguali. Era uguale a quella di prima. No, è più alta. Fammi provare. Che fa? Fatto buio. Lucy, è pronta la cena. Vieni. Arrivo. Rabico, vieni anche tu? Rabico! Cazzo, dove va? Ma dove vai? Torna qui! No, no, no! Dove cazzo vai tu, Lucy? Rabico, è già buio! No, no, Lucy! Cazzo fai, Lucy? Rabico, ti prego. In realtà non è mai pronto, mamma, è bugiardo. Dove sei? Torna a casa, Lucy. Ho sentito qualcosa? Strabico, sei tu? Non può essere lui! Il gatto fa miau, non fa... Non mi piace qui. Vattene a casa! Fuori c'era qualcosa. Che ne sarà stato di Strabico? Eccolo, sto coglione. Credevo fossi sparito, mi hai fatto preoccupare. E invece guarda, tu eri al sicuro mentre io... Sei un gatto terribile, non ti verrò più a cercare, sappilo. Lucy, vieni a tavola, ti stiamo aspettando. Sì, arrivo. Strabico bastardo. Dai, vai, Lucy, vai a mangiare. Alla fine Strabico è il boss finale. Può essere. Ah, sta cantando. Sono tre note che c'ho. Brava Lucy, andavi benissimo. Per oggi mi fermerei qui. No, dai, continuiamo ancora un po'. No, vai a dormire. Già tardi, e poi... Non eri proprio tu quella che all'inizio non voleva fare queste lezioni di canto? Ma no, adesso mi piacciono. Oh sì, e cosa è cambiato? Pensavo fosse noioso, invece è divertente cantare insieme. Va bene, dai, allora continuiamo ancora un po'. Sì. Ma fra... Va tutto bene, Dio. Va tutto bene. Che cazzo succede lì nella foresta? Disegnare. Lucy, Lucy, Lucy. Qualcuno mi sta chiamando.
Chiamate i cacciatori di Bloodborne, vi prego. Non riesco a sentire. Sta sognando, secondo me. Lucy, aiutami. Lucy, non voltarti. M'era un ragno gigante. Un altro incubo. Odio la notte, si fanno solo brutti sogni. Forse dovrei raccontare il sogno a Sunny. Lei mi racconta sempre i suoi. Sento un buon profumino che viene da sotto. La colazione. Mi ha fatto la torta la nonna. La mamma. Oh, questa è mia canzone che spunta dal baule. Sembra una linguaccia. Bene, hai il mio permesso di restare così per sempre. Ah, è così che, nascono le Metal Star. Cos'è sta cosa? È una fionda. La fionda che mi ha regalato papà. L'elastico si è rotto e non l'ho più usata. Mi aveva detto che l'avrebbe aggiustata. Mi manca l'elastico. Mi vesto dopo, ho fame. Una palla? È da parecchio che non uso la mia palla per giocare con gli altri. Blu porta sempre la sua. Sta ancora gonfia? No. No. Andiamo giù. Questa sono io. Sono una bambina, ho 12 anni e un grande cervello perché sono molto intelligente. È in equilibrio precario. Ho ottenuto un adesivo? Vabbè, grazie dell'adesivo. Questo specchio deformato fa sembrare la mia testa enorme. La stanza di mamma e papà è chiusa. Andiamo giù. Ma che ha fatto? Ah, Lucy, sei pronta per andare, tesoro? Ma non sei ancora vestita? Dai, ci sono un sacco di preparativi da fare per l'evento di oggi. Fila di sopra e preparati. Me ne ho dimenticato, oggi c'è la festa del raccolto. Non mangia niente. Questo è strapico, il mio gatto pestifero. Porca troia! Appunto, piccola peste. Non ho voglia di giocare con te ora. Deve vestire. Ma è andato via il gatto? Perché proprio nel mio cassetto? Strappico, sei proprio strappico. Cos'è? Una lista di cose da fare per oggi. Le mele? Credo che stasera serviremo succo di mela. Buono. Ma devi lavare i piatti? Ogni anno ognuno porta le sue specialità alla fiera. L'anno scorso ne abbiamo preparato la carne affumicata. Mamma, facciamo la carne anche quest'anno? Cielo, no, abbiamo dovuto tenere le finestre aperte una settimana per colpa dell'odore di fumo. Ah, me lo ricordo. A colazione passerotti dappertutto. Questa volta ho convinto che vado a fare qualcosa di meno impegnativo. Cosa erano i pesci? Quindi quest'anno niente passerotti. Direi proprio di no. Peccato. Io devo parlare con mami? Tesoro, ti ho preparato una lista con le cose da prendere. Per come prima cosa, passa dal fornaio. Sai, ultimamente è un po' distratto. Non vorrei si fosse dimenticato di mettere da parte il pane. E la lista la devo prendere.
La lista della spesa proprio. Lista della spesa: pane, funghi, verdure, acqua, baci. I baci dove li prendo? Ah, ma sono della mamma i baci. Ciao Sunny. Ciao Lucy. Qua ci sono un extra. Sei libero? Devo fare un po' di commissione per mamma. Mi fai compagnia? Oh, vorrei volentieri, Lucy, ma sto aspettando il falegname. Devo ritirare un lavoro per mamma. Ah, va bene. Ma il falegname gli lavora lì davanti in casa. Che strano che è. Mi sembra un po' giù di corda. E lo è. Ehi, va tutto bene? No, per niente. Anzi, sono un po' preoccupata. Re degli altri si stanno cacciando nei guai, ne sono sicura. Cosa si sono inventati questa volta? Non lo so di preciso, sono tutti nascosti dietro il granaio e non mi fanno passare. Pensano che farei la spia e se stessero mettendo in pericolo lo farei di sicuro. Il mezzo Red, lui crea sempre problemi. Mamma mormora spesso che a far così i mostri se lo porteranno via. Metterà in pericolo tutti e io non voglio. L'hai già detto a qualcuno? No, non sono sicura che stanno facendo qualcosa di male. Se intervenissero gli adulti, i ragazzi poi mi odierebbero. Non so cosa fare. Se andassi a guardare io, forse mi fanno passare. Davvero? Grazie, Lucy. Sono anche i miei amici, scoprirò cosa stanno combinando. Sta gallina? Ehi, dormi? Sei fortunato che oggi non ci sia il cane del falegname. Questo cos'è? Un'ascia? Per me lascia sempre sui attrezzi in giro, ma sarebbe quando qualcuno li tocca. Bah! Beh, sarebbe comunque troppo pesante per me. Direi. Posso prendere sti calzini? Quando ero piccolo rubavo i panni estesi per giocarci. Ora non sono più bambina, però. Queste sono calze elastiche, beh, forse mi serviranno. Non penso si arrabbieranno. Ho un paio di calze. Sì, lo so che alcuni oggetti si possono combinare fra di loro, ma va! 150, sì. Ti ho messo il caffè dentro? Sì. Bestia, guarda. Questa robaccia da qui non hanno interrotto i lavori sulla Yolo, ormai non penso che li riprenderanno più. Io la chiamo la pista di rottami. E questo? La buccia di Cole, il cane del falegname. Sicuramente voleva che io facessi questa combinazione. No? Ah, combina si fa con l'altro tasto. Vabbè dai, ma come cazzo. Ottieni una fionda. O un'arma. Andate a panettiere. Ma dove sta pescando lui? Nella fogna? Parliamo con Blu. Che combini? Ho fatto un tiro grandioso, ma la palla si è incastrata sul campanile, la vedo. Wow, è parecchio in alto. Già, il parroco non c'è, quindi non c'è modo di entrare. Andiamo dal panettiere, va? Andiamo a prendere il pane. Bussa. Non è ancora aperto, strano. Panettiere in genere è mattiniero. Guarda che sotto si vede il fumo. Che sta a fare? Quello è il panettiere, che sta facendo? Sta guardando una foto. Ah, il bambino, il ragazzo. E com'è che si chiamava? L'odore del pane caldo è buonissimo. Sì, confermo.
Questa foto sta guardando. Pane, funghi, verdure e acqua. E i baci. Qui sotto c'è qualcosa. Un adesivo. Il cacciatore giocattolo di Luna. Non male che deve stare nella spazzatura. No, direi proprio di no. E qua? Vedo che questo non servirà più a nessuno. Scatolone. Lo posso usare col gatto. Questa carretta abbandonata qui da quando ero piccola, penso di esserci nascosta una volta o due. Ah, guarda che c'è qui! Cannocchiale. Questo è tutto il mio mondo. Quindi lo guarda così, vabbè. Abbocca qualcosa, parla piano, non abboccherà niente. Di solito ci sono sempre poi marmocchi a giocare in piazza con questo chiasso, non si può pescare in pace. Veramente non c'è permesso di urlare, quindi come... Shh, non parlare così forte. Ok. Sto esplorando, vediamo che c'è qui. Ciao Lucy, cosa fai qui? Che ci fai qui? Salve signora Olivia, la mamma mi ha chiesto di passare da lei. Oh giusto, le verdure per tua madre. Purtroppo non riesco ad entrare in casa per prendere. Sono uscito un momento al mio ritorno. Era sparito il pomello della porta. Non so come fare. Porca troia, come devo fare? La devo aiutare. Il pomello della porta gli è sparito. Frutti! Tra me e voi si frappone solo una fragile staccionata. Tuttavia per oggi avete salva la vita, ringraziate che non voglio far arrabbiare la mia amica di mamma. E ladri di pomelli! Cioè assurdo, che fine ha fatto il pomello? Andiamo su, verso il pozzo. E il pozzo, in genere prendiamo l'acqua da qui. Effettivamente la mamma mi ha detto di prendere pure l'acqua. Prendiamo l'acqua. Ecco fatto. Quindi mi avrà smarcato l'acqua infatti dalla lista, ok. Su questa barriera vengono messi i manifesti delle persone scomparse, ogni tanto ne compare uno nuovo, tipo lui. Lui. Sta gallina? Incassato sul campanile. Aspetta, mi serve una pietra però. Servirebbe una pietra che con la fionda forse, vediamo. A meno che faccio direttamente così. Non c'era bisogno di andare a cercare la pietra. Presa! Che figata lui, sei colpito la campana. Fallo di nuovo. Ah, fighissimo. È un bel suono? La cam... Se la segna.
dopo la stanotte. Ho fatto una canzone lì. Ho completato il mio primo canto. Questa carta dei bambini è in grado di suscitare pensieri sinceri alle persone. Provo. Ma che cazzo? Oh no, il pensiero di più si è strappato. E quindi? Trascina il filo rosso partendo da uno dei tre punti di partenza indicati per iniziare a cucire. È un percorso col filo passando in tutte le asole del bottone, va bene. Una volta cucito i bottoni, porta il filo sul pensiero strappato per ricucirlo. Ma che cazzo è? Ah, ecco perché. Ok, chiaro. Ok, chiaro. Bisogna fare così. Quasi. Quindi questo passaggio qua mi fotte, allora vediamo. L'abbiamo risolto. Quindi che voleva? Ah, chiaro. E così si è perso, è scomparso. Sai, lui, se a me non piace andare sul retro del canale. Una volta mi ci nascosi per gioco e a un certo punto sentii un ruggito tremendo. Non ho mai avuto così tanta paura. Mi raccomando, Lucy, non restare da sola in quel posto. Fare una prova. Wow, è ovvio che vuole un grande pesce. Non si è strappato. Sì, ci sono fare, andiamo a casa mia. Adesso la foresta, quindi non devo andare di là. Devo andare da questa parte. Qua. Il contadino tiene sempre il granaio chiuso a chiave, ma è facile entrare scavalcando la finestra. Ma questo è il granaio? Alte, non puoi passare, solo i ragazzi più grandi possono. Ma tu non sei tanto più grande di me. Solo i più coraggiosi possono passare. Io sono coraggiosa. Ecco, è che non puoi passare perché sei una ragazza e le ragazze fanno sempre la spia. Ok. Alt! Qui non si passa, ho capito. Potresti cavalcare e spiare cosa combino, ma Silver me lo impedirebbe. Lo fiondo. No? Non lo posso fiondare?
ci riparlo. Vorrei capire cosa stanno facendo, ma non so come convincerlo a farmi passare. Ok. Posso provare a fare una cosa? No. E c'è qui? La madre di Sunny fa crescere i rampicanti sul muro di casa. Mi piace come idea. Sarebbe bello farla anche a casa nostra, ma poi dovrei potarli io. Se provo ad andare di qua? Ok. Qua si esce, ma non penso che mi ci fa andare. Se non c'è l'unica cosa che separa la foresta dal villaggio. Attraversare è pericoloso soprattutto di notte. Non va. Nel guardare la foresta sento sempre qualcosa di inquietante. Devo provare a tornare verso casa. Qui c'era il ragnetto. Usiamo il sogno canto con lei. Minchia. Se torno a casa, vediamo. Gli do l'acqua. No. Sai che devo finire tutto prima, vero? È rimasta ancora accesa. Cos'è? Un cuscino? No, il formaggio. Il pesce? Non scopo da prendere così in alto, ma il gatto piace gli insaccati di tanto quanto andrà. Qui non c'è niente. Provo ad andare su, nella mia stanza. Pure qua. Questo mobile fa quello che fanno i mobili, contiene cose. Aprilo. Il carion, l'orologio. Se chiede a Red che ore sono, risponde sempre l'ora di ieri a quest'ora. Buffo, l'orologio segna proprio quell'ora. Parlo con mami. Buona prima di pranzo, mi raccomando. Stabile con la sua cuccia che non usa mai. Deve aver litigato qualche tempo fa. Cosa faranno per l'evento? Attizzatoio, uno strumento usato per tutto tranne che per attizzare il fuoco. E così nei libri noi invece lo usiamo e basta. Oh, quanti peli! Questo ormai è la cuccia ufficiale di Strabico. Il signore di sera tormenta la mamma se non gli apre la legnaia. Oh, ho tenuto una cosina. Mi ricordo di questo buco, inizialmente sono un asse un po' schiodata. Poi io e i miei amici volevano nasconderci, che l'abbiamo rotto del tutto. Non so perché pensassimo fosse una buona idea. Papà voleva sistemarla, ma poi è diventata davvero la porta del gatto, quindi l'abbiamo lasciata così. Che c'è? No. Così Strabico non ci sveglia più. Così Strabico non ci sveglia più tutte le mattine chiedendo di uscire. Come? Va bene, che ore sono? Quasi le 9. Mi sa che io staccherò adesso. Quei cosi che della live che ci siamo noi. Uh-huh. Lo puoi sostituire con io che faccio? Alligato. Ti devo aggiornare effettivamente con gli altri.
Allora, qua c'è Stradio, la palla rotta. Oddio, mi presento Fluffy, la palla sgonfia. E resterà qui finché non mi obbligheranno a mettere in ordine. La coperta. Che dice del letto? Non vuole tornare a dormire, solo fare il drink. Sta. Ma salva da solo? Ma penso che l'ha salvato, no? Posso fare esci? Col gatto! Che sogna il gatto? Pensa solo a cucina. Niente, sto sognando di mangiare, di dormire. Vabbè, devo staccare io comunque perché c'è da preparare la cena. Quindi provo a fare esci, vediamo che mi dice. Altri giochi. Vabbè, lasciamo così, continuiamo la prossima volta. Full screen. Full screen, perché qua stanno già mangiando.